Sì, adesso cominciamo dagli anziani e andiamo a Torino con Patrizia Senatore. Oggi partiamo di qua, ci muoveremo verso la Mole. Siamo pronti tutti quanti, iniziamo a scaldarci un pochettino e poi si parte. Torino, Piazza Castello. Oggi si ritrovano qui i gruppi di cammino organizzati dalla WISP, l'Associazione per la Promozione dello Sport per Tutti. Abbiamo fatto una convenzione, un progetto con l'ASL 1 di Torino, proprio per la prevenzione alla salute. Abbiamo un operatore che accompagna le persone dalla città al parco. Tutti sappiamo camminare, in realtà non è così scontata, quindi il nostro obiettivo è quello di portare le persone a conoscere se stessi, il proprio corpo, attraverso la camminata e senza accorgersene, camminando insieme agli altri, divertendosi, anche chiacchierando, imparare a respirare meglio, a tenere una postura migliore. Il medico ordina di camminare, essenzialmente camminare. Lei quanti anni ha? 81 e mezzo. Dai, due o tre passi e lo rifacciamo. Partecipo per respirare un po' di più, perché io soffro d'asma. Per cui facciamo una prima parte di camminata, slegando il gruppo in due tronconi, chi cammina un po' più veloce e chi cammina un po' più piano. Arriviamo a metà, diciamo, percorso, facciamo 10 minuti di ginnastica, facciamo un'ora e mezza circa e facciamo tutti 7 km e lo facciamo 3 volte alla settimana. Da solo non ci andrai mai a camminare, però andando tutti così si acquista in salute. Fa bene al corpo e alla mente. È vita. Ci sentiamo più giovani, secondo me, anche. Bellissimo. Ma non ci sono solo i gruppi WISP. Sempre dal Piemonte è partito il progetto Città per Camminare, di cui è testimone il campione olimpico di marcia del 1980 Maurizio da Milano. 34 percorsi per 30 città italiane. A volte non ci accorgiamo di quello che perdiamo all'interno delle città che non riusciamo a vedere perché passiamo troppo rapidamente o con le macchine o con i mezzi pubblici, mentre a piedi il ritmo è diverso, il passo è tutto un altro, si ha tempo a soffermarsi sugli scorci più belli, magari notare dei monumenti che non avevamo mai visto.